Serata, buon martedì, ben ritrovati con Pro Teramo, l'approfondimento di un'ora, 60 minuti insieme per analizzare il momento del Teramo, finalmente un momento bello, un momento positivo, due vittorie nelle ultime tre partite con il pareggio di sabato scorso a Rimini, fanno 7 punti su 9 per la squadra biancorossa, 10 punti in classifica, situazione davvero molto diversa rispetto all'ultima volta che ci siamo visti. Questa serata di Champions in cui seguiremo anche Roma a CSKA Mosca e Manchester United Juventus, noi lo vediamo in bassa frequenza, poi ovviamente vi daremo il risultato, daremo il risultato a chi avrà la pazienza di seguirci. Ecco la classifica, comanda il Pordenone, il Teramo è ad un passo dal passare dalla parte sinistra della classifica in attesa del prossimo turno che vedrà il Teramo contro il Ravenna al Bonolis e nell'attesa che si completi il quadro. Per esempio domani sera c'è Ternana-Rimini, un recupero della prima giornata di campionato, come diciamo, nell'attesa che tutte le squadre completino i propri impegni. Questa sera puntata speciale, puntata dei capitani, perché abbiamo l'attuale capitano del Teramo, Ivan Speranza. Ciao Ivan, ben ritrovato. Ciao, buonasera. E abbiamo chi ti ha preceduto, non più con la tuta, adesso in camicia, come me, Andrea Bucchi. Ciao Andrea. Ciao Jacopo, buonasera. Buonasera a te. E allora, abbiamo visto quella che è la classifica del Teramo, però tra poco ovviamente parleremo della situazione in casa biancorossa, però noi, caro Ivan, siccome sapevamo che arrivavate voi due, abbiamo un po' tirato fuori un po' di repertorio, un po' di archivio, e allora visto che c'è Andrea qui, lo volevamo presentare in questo modo, vediamo un po'. Resiste, poi arriva anche Bucchi, Bucchi palla sul sinistro, conclusione, gol! Teramo in vantaggio, Andrea Bucchi! Dopo neanche 4 minuti, eccolo qua, Andrea Bucchi! The only answer to my prayer, just my happen today. Zona di Olcese, la palla in area di rigore, Patierno la sponda per Bucchi, poi De Stefano, la parata, Bucchi, gol! Bucchi! Bucchi! Gol! Gol! Gol di Bucchi! 46 minuti e mezzo, Bucchi!
Bucchi lotta con Gomez, il suo controllo, la palla resta lì, la prende Croce. Bucchi a terra, e sono i giocatori della Aprilia a segnalare che c'è qualcosa che non va. Sarebbe una disdetta per Bucchi, che già tre volte si è fermato in questa stagione. L'infortunio per Bucchi, che lascia il campo. Davvero una iattura. Gli infortuni perseguitano il Teramo e in particolare il suo giocatore più rappresentativo, più essenziale. Questa era una delle clip che vedremo questa sera. Peraltro, Andrea, abbiamo selezionato i tuoi gol, ma tu eri il capitano di una squadra che ovviamente dietro aveva anche Ivan Speranza. Insomma, rivedere mentre andavano le immagini, ho detto, quando si comincia con gli Amarcord vuol dire che l'età avanza. Però insomma, quella stagione effettivamente fu una delle tue migliori. Peccato che finì in quel modo. No, ho detto bene, innanzitutto ti ringrazio, perché poi vedere queste immagini, rivederle fa sempre un bel effetto e ristimola un po' i ricordi, no? Però come ti ho detto, da una parte è una cosa negativa, perché vuol dire che gli anni passano e purtroppo, diciamo, non si è più tanto giovani. Però come dicevi tu, sono stati bei anni che hanno lasciato dei bei ricordi, e il fatto che tutt'oggi ancora ci siano, ecco, legati dei bellissimi anche ricordi fa piacere, perché vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di importante io insieme a tutti i miei compagni di quella squadra e anche delle squadre che sono susseguite successivamente poi. Peraltro, nel momento del tuo infortunio, giustamente mi facevate notare che c'era un Amadio in maglia Aprilia ancora con i capelli. sì. Per dire che un po' di tempo è passato. Ovviamente poi torneremo anche su quell'annata, perché ti faccio vedere poi chi ti ha vendicato con l'Aprilia al ritorno. Sì. Che idea ti sei fatto del momento del Teramo, di queste ultime stagioni? Perché quello che abbiamo visto era un Teramo, sono 2013-2014, in piena fase ascendente. Sì, sono d'accordo con te, ti dico quello che penso, poi ovviamente quando sei fuori tante dinamiche fai fatica a farti un idea ben chiara, perché poi è giusto pure che da fuori si abbia l'equilibrio di valutare per quello che è le tue conoscenze, no? Quindi io ti dico la verità, penso che il 2015 è stato un po' uno spartiacque, da dove ovviamente per tante situazioni da lì è partita, diciamo, un po' di situazioni particolari, si sono rotti tanti equilibri, che si è fatto fatica a ritrovare quella serenità che fino a prima c'era, no? E ha fatto sì che a Teramo si sono sempre fatte delle grandi annate dove si è lottato sempre per qualcosa di importante. Penso che pian piano si sta cercando di creare quella serenità, quella solidità di tutto l'ambiente, che può far sì che si possano tornare a rivivere stagioni di quel genere. Il mio auspicio è proprio questo, che si possa, ecco, insieme Campitelli possa ritrovare quell'entusiasmo che l'ha sempre contraddistinto, perché penso che il presidente sia lui il portatore poi primario di quello che è l'avvento anche del futuro Teramo, no? Quindi mi auguro che lui sia sempre, non perda mai quell'entusiasmo che l'ha sempre contraddistinto, perlomeno quando c'ero io a Teramo. Ivan, che capitano era Andrea? È un grande Andrea, al di là dell'aspetto calcistico, nel senso, un grandissimo calciatore. Abbiamo visto tante immagini, ci ha fatto gioire un bel po'. Lo abbracciavamo spesso, dai. Avete detto, mentre andavamo in immagine, allora questo gol, te lo ricordi, è importantissimo al blasone di Foligno. Certo. Ricordiamo perché fu importante, perché praticamente era in piena rincorsa playoff che sembravano sfumati dopo Campobasso. Diciamo che lì... Ecco perché il nostro Andrea Costantini esplose. No, quella è la cosa più bella di tutto. Andrea dei gol, le esultanze di Andrea Costantini è proprio da Marcord, è fantastico. No, penso che quello sia, era un momento in cui nessuno più non ci credeva più nessuno, perché dopo la sconfitta di Campobasso tutti dicevano che i giochi erano quasi fatti, invece è stata la bravura di tutta la squadra di crederci fino alla fine, e penso che sia raggiunto un qualcosa di inaspettato e che nessuno potesse pensare neanche di minimamente di poter raggiungere. Quindi poi quando raggiungi quegli obiettivi il sapore ha un gusto completamente diverso rispetto a quando una cosa che, diciamo, sai che già può arrivare, no? Quella era inaspettata, quindi ha avuto un gusto ancora più bello. Dicevi giustamente inaspettata, questo è il tuo primo dei due gol contro la Salernitana. Certo. Poi arriverà il 3-1 su calcio di rigore che abbiamo visto. Tu, eccolo qua il gol. Tu pensi di aver sentito l'Andrea Costantini a livello massimo? Invece ti faccio vedere questa giornata contro la Salernitana come andò a finire poi, in effetti. La rimette in mezzo.
Davide Stefano, che noi abbiamo fatto rivedere tante volte, ma ricordo perfettamente la fatica di Andrea, che praticamente era senza voce nel fare il servizio, che poi trovate su YouTube, lo potete rivedere, molti poi l'hanno anche commentato, condiviso negli anni, era praticamente quel pomeriggio totalmente, totalmente senza voce. Torniamo a noi dopo questa parentesi sul passato, ma ti assicuro, Andrea, che poi ci torneremo e ti faccio vedere le immagini, non solo tue, ma anche di Ivan, che datate un po' di tempo, molto molto belle. Ivan, che momento è questo? Perché finalmente possiamo dire questa squadra sembra essersi un po' scrollata di dosso, un po' di negatività che gli sembrava circondare. Sì, sì, era quello che ci mancava, dai, lo dicevamo da un po', ci serviva questa ventata di positività. Siamo riusciti a fare queste due vittorie consecutive, che era da un bel po' che non ci riuscivano anche, ma ci dà un po' di fiato, un po' di energia e soprattutto l'autostima, perché penso sia una cosa importante per noi calciatori avere la massima autostima in noi stessi e per cercare di dare il massimo in campo. Quindi abbiamo fatto queste tre partite, penso, molto molto bene. Diciamo che all'interno di queste tre partite, Ivan, c'è stato anche il cambio tecnico, è arrivato Maurizzi, è andato via Zichella, e è evidente che soprattutto con impegni molto ravvicinati come Fano e poi Monza, ovviamente un po' di... La scossa psicologica effettivamente c'è all'inizio, adesso probabilmente va misurata sulla settimana lunga, sul lungo. Sicuramente, sicuramente, è tutto giusto quello che hai detto, adesso dobbiamo continuare assolutamente. C'è stato il lavoro, il mister ha lavorato poco ovviamente a livello tattico, perché comunque con partite ravvicinate non ha potuto lavorare tantissimo con la squadra, ha lavorato molto sull'aspetto mentale, che non è poco, penso, perché per un calciatore stare bene al 100% vale più di stare bene magari fisicamente al 100%, perché ti porta a fare delle cose che magari non ci riesci. Quindi, come dici tu, bisogna continuare, perché non abbiamo fatto ancora nulla. Certo. Dobbiamo dare continuità a questi risultati. Certamente, molto passa anche dalla tenuta difensiva, e chi meglio di te può sottolineare quanto o che cosa sia diverso nel tornare a difendere a tre? Sicuramente con una difesa a tre sei sempre più coperto, questo è poco ma sicuro, ma questo vale da tanto. Oggigiorno sappiamo il calcio come va, i primi difensori sono gli attaccanti e stanno facendo un grandissimo lavoro i nostri attaccanti, e perciò ci danno una grande mano in fase difensiva, come noi dobbiamo darla ancora di più in fase offensiva, perché possiamo e dobbiamo far meglio di quello che stiamo facendo. Però sicuramente con la difesa a tre sei sicuramente più coperto. Ci dai un giudizio? Perché noi l'abbiamo visto molto molto bene nelle ultime uscite, questo ragazzo Piacentini, che adesso fa la linea dei tre con te e Caidi, un ragazzo che all'inizio probabilmente non aveva molto spazio, se lo è preso senza troppi clamori, ma ha delle qualità importanti questo ragazzo. Sì, sì, scordiamo che lui è 99, quindi c'è tanto, tanto margine di miglioramento e può migliorare, deve migliorare, perché, come diciamo, c'ha l'età dalla sua parte. Un ragazzo applicato, un ragazzo che ha voglia, si allena sempre al massimo, ripeto, arriva prima e va via l'ultimo per cercare di migliorare, c'ha voglia, ma come tanti altri, lui adesso sta facendo bene, ma come lui, come noi, non ci dobbiamo cullare su queste due partite, perché come ho detto prima non abbiamo fatto assolutamente nulla. Andrea, vengo da te perché abbiamo visto quanto il termo quest'anno fa fatica ad andare in gol con gli attaccanti. Ora, un attaccante, immagino, è il primo che soffre per il fatto di non riuscire a trovare la porta, ma come se ne può uscire? Ora, al di là dei luoghi comuni, quando si dice vabbè, la squadra mi cerca di dare una mano, però deve scattare anche qualcosa dentro il giocatore. Sai, ti dico una cosa che hai detto bene tu, l'attaccante poi soprattutto quando non fa gol rischia di andare in quel tunnel devastante, no? Che poi quando cerchi un qualcosa
con ossessione, quella cosa non fai fatica sempre a trovarla. Deve essere bravo a stare tranquillo, perché poi vedo che paradossalmente non sta venendo il gol, ma ci si va sempre vicini, no? Quindi quello è anche un buon segno, perché quando non si arriva per niente magari dice, sai, ci potrebbe essere qualche problema. Quando magari si arriva lì lì, prima o poi arriverà. Io penso che anche con l'avvento del nuovo mister, perché è stato bravo, devo dire che ne si parlava prima, no? Quando poi non sia poi così scontato dare sempre una scossa. Invece lui penso sia stato bravo, soprattutto, come diceva Ivan, in poco tempo, quindi non è che può aver dato tante nozioni a livello tecnico-tattico, ma penso sia stato bravo soprattutto a toccare i tasti giusti per dare una scossa a livello caratteriale e mentale alla squadra, che si è vista in campo. Quindi ho fatto un applauso a questo al mister, è ovvio che questo è un punto di partenza da qui in avanti per cercare, ecco, i risultati poi aiutano a vincere, aiuta a vincere, no? E soprattutto a creare quella serenità, quella tranquillità che fa lavorare la squadra nel miglior modo possibile per continuare su questa strada. Nella partita contro il Fano, Ivan, abbiamo visto Maurizi molto, cioè, veramente scatenato, sia i due gol che nella parte finale. Io non so se voi avete avuto la stessa percezione, quasi come volesse catalizzare su di sé l'attenzione per toglierla un po' dalla squadra, che in quel momento si giocava uno scontro diretto davanti al proprio pubblico con 4 punti in classifica, quindi veramente in una situazione di difficoltà. Ma sicuramente magari da fuori lo si vede meglio, perché noi in campo quando giochiamo notiamo meno cose. Però sicuramente il mister è uno che vive la partita al mille per mille, si è visto in queste due partite, era come se stesse in campo con noi. Poi quello che dici tu, ovviamente, magari da fuori si vede sicuramente meglio, però ci ha dato un po' la scossa mentale che sicuramente ci serviva. A proposito di gol dei difensori, poi avremo anche una parentesi legata ai gol dei difensori. Oramai Mastrilli Tucaidi diventa come Perisic Tuicardi, è una specie di sta diventando, però effettivamente la possibilità di sbloccare una partita anche da palla inattiva può essere in un campionato così equilibrato. Anche te a Imola, per esempio, mi viene in mente. Sì, ma certo, come stai dicendo tu, soprattutto in questo campionato che è molto equilibrato, le palle inattive sono importantissime e fanno la differenza, perché magari si sbloccano come è successo a noi e riesce a portare il risultato a casa con una palla inattiva. Quindi ci stiamo lavorando tanto e si vede, perché abbiamo fatto comunque 2 gol su 2 schemi e quindi è solo che positivo. Assolutamente, questo è il gol di Caidi contro il Fano. Non so, Andrea, se tu hai visto il gol che ha fallito Piccioni contro il Monza, poi tra un po' lo rivediamo a fine primo tempo. Che cosa passa nella testa una volta che un giocatore praticamente ha fallito, ha l'opportunità di sbloccarsi, ha la porta praticamente spalancata e vuole piazzarla e certamente fa di tutto per segnare e la palla gli esce fuori? A me mi passava. Che ti passava per la mente? È un momentaccio. Però ecco, poi è quello che ti dicevo prima. Purtroppo l'attaccante è così, vive di queste cose. Sono i momenti in cui la palla non sembra mai entrare, a volte si fa dei gol. Neanche tu sai come l'hai fatto, perché a me mi è capitato, sinceramente. Cioè, dici uno che dici no, ma ho fatto questo. No, magari sai, a volte magari mo è fatto prima vedendo. Eccolo qua, guarda. Ecco, esatto. È talmente andato a botta sicura che probabilmente in questo momento veramente un pizzico di fortuna potrebbe aiutarlo, perché poi anche questa cosa che sembra una cosa però alla fine anche quel pizzico di fortuna in questi momenti, perché un gol magari lo sblocca e dà quella serenità, quella tranquillità. Io glielo auguro, perché è un bravo ragazzo, penso che sia anche un ottimo attaccante e penso che potrà aiutare il Teramo in questo campionato per raggiungere i propri obiettivi. Quindi mi auguro che si sblocchi per lui e per la squadra, perché poi quando sta bene l'attaccante è sempre meglio, no, sotto questo punto di vista. Intanto vantaggio della Juve a Manchester, gol di, se non ho visto male, di Paulo Dybala. Eh sì, infatti questa sera volevamo fare un collegamento con alcuni bianconeri che di solito trovate in studio, ma credo che non risponderanno al telefono, credo, così a occhio e croce. Sì, gol di Dybala. Dunque vantaggio della Juventus a Manchester. A proposito di attaccanti, ci andiamo ad ascoltare Antonio Bacio Terrascino, intervistato questo pomeriggio dalla nostra Ania Cantagalli. Lo ascoltiamo.
L'anno scorso è una sensazione che non hai mai provato, quella di riprendere gli allenamenti dopo 2 vittorie consecutive, fa un po' strano. Sì, è una sensazione che mancava da parecchio, soprattutto qui a Teramo, diciamo è una sensazione bella, positiva per il gruppo, per la società, per i tifosi, è bello vincere 2 partite consecutive, ma adesso dobbiamo pensare subito alla prossima perché comunque non abbiamo fatto ancora niente. 180 minuti fa c'era un Teramo in crisi, poi dopo 2 partite cosa è cambiato, oltre a Maurizio in panchina che si è seduto? Ma sicuramente con l'innesto del mister è cambiato qualcosina, il mister ci ha dato serenità, ci ha messo tranquillità e ci ha fatto sicuramente credere in noi stessi, dandoci la giusta carica, ci siamo riuniti e abbiamo dato sicuramente qualcosina in più tutti insieme. Si parla molto anche quest'anno dei gol che mancano degli attaccanti, tu sei stato l'unico fino adesso a segnare, sei stato anche il primo ad andare verso Piccioni a Monza dopo quell'errore brutto verso la fine del primo tempo per consolarlo. Cosa succede nella mente, nella testa di un attaccante quando non riesce a segnare? Ma diciamo che noi attaccanti viviamo per il gol e quindi ci dispiace quando magari abbiamo delle occasioni per fare gol e quelle non vengono sfruttate. Mi sono sentito di andare subito da lui perché so come ci si sente e quindi l'ho rincuorato un po', ma l'importante è che comunque riusciamo ad arrivare sotto porta. Sono convinto che prima o poi ci sbloccheremo tutti quanti. E adesso c'è Ravenna all'orizzonte, qui allo stadio Bonolis domenica prossima, la sfida è quella ovviamente di allungare la striscia positiva. Sì, sicuramente vogliamo continuare su questa strada perché comunque ci piace, mette entusiasmo, allegria in una squadra, quindi dobbiamo continuare a lavorare così, fare ciò che ci chiede il mister e cercare di allungare questa striscia positiva. Sinceramente mi trovo meglio da esterno perché è il mio ruolo naturale, però sono convinto che andando avanti nella stagione posso solo che migliorare in questo ruolo nuovo e con l'aiuto dei miei compagni e del mister sicuramente migliorerà sempre di più. Questa è l'intervista di oggi pomeriggio che peraltro vi abbiamo mostrato anche in diretta nei nostri telegiornali Antonio Bacio Terracino. Ivan, a me ha colpito moltissimo, dopo la vittoria con il Fano, in conferenza stampa Maurizio ha detto: mi fa piacere soprattutto per gente come Speranza, Bacio Terracino e Caidi, che era tantissimo tempo che non assaporavano il gusto di una vittoria, che mancava da tanto. Ecco, anche il fatto di rivolgersi alla vecchia guardia sostanzialmente, che poi in maniera un po' impropria si definisce vecchia guardia, ha colpito anche te quando l'hai ascoltato? Sì, assolutamente, fa piacere ovviamente, comunque ci ha dedicato una vittoria, diciamo, sì, quella vittoria, quindi fa solo che piacere. Lui si è immedesimato in noi, comunque ha capito subito dove, come diceva Andrea, toccare i tasti giusti per far sì che dessimo il massimo sia mentalmente, soprattutto mentalmente, e l'ha fatto bene, però ancora non abbiamo fatto nulla. Andrea, adesso che tu ovviamente non sei più in campo, ma grazie, non sei ancora dall'altra parte, non so se ne hai intenzione prima o poi di fare come tuo fratello. Vediamo, adesso piano piano cerchiamo di capire quello che dobbiamo fare da grande, però... Come si affronta una situazione del genere? Che cosa deve fare un nuovo allenatore quando entra comunque in un gruppo in difficoltà? Che immagino ti sia capitato anche a te. Io, guarda, io per quello che ti dicevo prima, io ho fatto un plauso perché io ho visto anche la conferenza stampa di Maurizio e mi è piaciuto subito come si è approcciato, perché poi ho detto in poco tempo, poi con 2 partite, quindi hai veramente pochissimo tempo per poter lavorare sul campo, no? Per dare qualche nozione che ti possa appartenere. È stato bravo perché ha lavorato su quello che era in quel momento fondamentale, l'aspetto mentale, cercare di dare serenità, anche se il momento tra virgolette non era dei migliori. È stato bravo in quello, perché poi ho visto una squadra in queste 2 partite paradossalmente è migliorata proprio in quell'aspetto dove era l'ultimo periodo era venuta meno, no? Nel farsi sempre recuperare, no? Tra virgolette. Sì. Invece facendo pure 2 partite di insofferenza, perché d'altronde ha affrontato 2 buone squadre, sia in casa con il Fano e poi a Monza, ha fatto capire che ha dato un segnale importante, che c'è stata quella svolta a livello mentale e caratteriale, che penso che poi sia una componente fondamentale nel calcio di oggi, perché poi se vengono a mancare queste fai fatica anche se hai qualcosa in più a livello tecnico, invece con queste puoi anche sopperire qualche piccola mancanza tecnico-tattica, no? Quindi
Ma per quanto ti riguarda, tu nella tua esperienza a Teramo hai avuto praticamente pochissimi allenatori, due, sì. Cappellacci e Vivarini sostanzialmente. Sì. Cambiare tanto, perché poi lo chiedo anche a Ivan, sì. Che invece negli anni non si è fatto, in questi ultimi anni non si è fatto mancare praticamente nessuno, certo. No? Il fatto di avere una stabilità tecnica, veramente adesso al di là dei luoghi comuni, che cosa porta ad un giocatore? Ma porta tanto, perché poi diciamo una cosa, si crea anche un rapporto che va al di là dell'aspetto lavorativo, no? E professionale, che è quello umano, che poi fa sempre la differenza in ogni contesto. Ovviamente purtroppo nel calcio lo sappiamo, paga una persona per tutti, quindi l'allenatore è sempre quello che nei momenti di difficoltà diciamo viene subito messo alla gogna, no? Come si dice. Però penso che poi anche in questo bisogna essere bravi in cercare di trovare un po' di equilibrio, perché probabilmente quando le cose non vanno non è sempre colpa di una persona, magari probabilmente sono tante le componenti che magari non scivolano bene. Come dicevo prima, un po' dal 2015 si è un po' creata quella nube di negatività a Teramo, no? Che è di facile lettura, dopo quello che è successo tante cose si sono un po' rotte, quegli equilibri. Quindi da lì si è sempre cercato poi la voglia subito di dover vincere, di dover ridimostrare qualcosa. E probabilmente, sai, quando c'è fretta, c'è magari poca serenità, un si po' tutto. Il rischio di... Sì, sbagliare. Anche l'ambiente magari, sai, si è creato un po' di collisione, quindi c'è poca serenità e poco magari voglia di remare tutti quanti dalla stessa parte, no? Quindi magari qualche volta anche quello può avere. Perché tanto sono cose che poi possiamo parlare di quello che vogliamo, ma anche in campo poi tutte queste situazioni esterne, per quanto possa essere brava una squadra, un allenatore, si riportano, quindi un po' di serenità anche in campo in questi anni è venuta meno e i risultati un po' sono stati un po' questo, lo specchio di quello che poi è un po' tutta la situazione. Certo, poi ti faccio rispondere anche Ivan, però prima è arrivata una domanda per te da casa, Andrea. Sì. Ci dicevano, Ancelotti ha il figlio come collaboratore, tu invece il vice di Cristiano lo faresti? Io ti dico la verità, come dicevo prima, adesso ancora un qualche annetto questo da calciatore, sto giocando a squadra, quindi però dai, sto studiando, ho fatto il corso quest'estate a Coverciano per allenatore, quindi stiamo facendo i primi passi, poi d'altronde è mio fratello, quindi potrebbe anche esserci un domani questa possibilità, però non ti nascondo che non escludo mai niente, perché poi nella vita bisogna anche guardarsi sempre a 360 gradi, perché può succedere tante cose, quindi diciamo, l'augurio che mi faccio è quello di rimanere nel mondo che mi appartiene, che sento mio, che è quello del calcio, quindi mi piacerebbe rimanere in questo mondo e mi auguro che in un modo o in un altro possa trovare la mia strada, ecco. Tu invece, Ivan, non ti sei fatto mancare niente, hai avuto un filotto di allenatori incredibili dopo averne avuti pochissimi per tanti anni, ecco. Sembra brutto anche chiederlo, ma come si ritrova poi la bussola quando si cambia spesso? Ma non è facile, perché come diceva Andrea ci vuole la stabilità dall'esterno all'interno soprattutto, perché poi ti riporti tutte le situazioni. Ecco, per esempio, qui hai qualche anno di meno, anche qualche capello in più in testa e ho perso negli ultimi anni. Ecco. Oddio, qui è andata bene, però c'era ancora Cappellacci, e poi sarebbe arrivato Vivarini, poi hai cominciato il tourbillon, però ti faccio continuare, perdona. No, è quello, ci vuole la serenità giusta in tutto l'ambiente, perché poi magari te lo riporti sul campo, perché il calciatore è tutto, è 360 gradi, non è solamente quella settimana di allenamento e basta. Ci sono tanti aspetti e tante dinamiche che magari un semplice tifoso non lo sa. Certo. Però è quello. Poi quando si cambia allenatore non è facile, perché ogni allenatore ha le sue idee. Magari poi cambia anche i preparatori atletici, quindi ognuno ha le sue idee. Non è facile ogni volta riniziare e trovare la giusta soluzione per quel momento. Quindi ovviamente è meglio avere una certa stabilità. Certo. Sì. Anche per creare un gruppo che voi ad un certo punto stavate cominciando a creare ed era talmente solido, ecco altro reperto che vi faccio vedere, che dopo una vittoria di Isernia Gerardo Masini segnò un gol e guardate a chi dedicò il gol. Gol per il quale Masini ha una dedica particolare da fare, a testimonianza della compattezza del gruppo. Volevo dedicare specialmente a Andrea Mucchi questa vittoria, che è un ragazzo
eccezionale, un ragazzo molto importante per il gruppo che lo stiamo aspettando e che sta soffrendo in questo momento, speriamo che si metta a posto il prima possibile. No? Ecco Andrea, da queste cose poi si capisce anche più o meno quanto un gruppo è effettivamente granitico. Cioè era un tuo competitor sulla carta, lì eravamo sì. Inizio campionato. Sì, guarda, ti dico la verità, poi sai, abbiamo avuto la fortuna, poi Ivan è qui, in quegli anni sinceramente abbiamo sempre fatto dei gruppi straordinari, che infatti ci ha dato la possibilità di fare cose che forse non erano neanche minimamente immaginabili, no? Se io penso anche al 2015, cioè, si è sempre fatto qualcosa di straordinario, proprio perché c'era la base, c'era il gruppo è quella cosa, dico sempre una cosa, sono frasi fatte, tutti quanti lo sanno, però i gruppi sono quelle, poi, sono quelle cose che ti fanno uscire da momenti di difficoltà, perché c'è sempre un... talmente tanto un rapporto di stima tra l'uno e l'altro che non è il discorso gioco io, gioco tu, si mette sempre davanti il discorso di squadra. E quegli anni lì c'era questa cosa, questa filosofia che si è portata sempre avanti e anche chi arrivava si trovava già in un meccanismo talmente oliato che anche per chi arrivava era molto più facile inserirsi. Certo. Ovviamente quello perché, come dici tu, hai anche dato continuità a dei giocatori, cambiavi poco, qualcosa, però comunque sia rimaneva sempre un zoccolo duro anche per chi arrivava era molto facile reintegrarsi in quel tipo di contesto, quindi penso che non scopro niente di nuovo, però penso che sia una componente fondamentale nel calcio, ma un po' in tutte le componenti della vita il gruppo faccia differenza, soprattutto quando le cose non vanno bene. Certo, intanto Roma in vantaggio con gol di Edin Dzeko, quindi tutto bene per il momento per le squadre italiane. Lì abbiamo visto il tuo infortunio nel playoff di andata con l'Aprilia al Bonolis. Sì. A testimonianza della forza e della intercambiabilità del gruppo, poi ci fu chi ha vendicato tra il tuo infortunio, perché 1-1 al Bonolis, caro Ivan, e bisognava vincere ad Aprilia. E allora ci fu una vendetta di un giocatore per il quale il nostro Andrea Costantini impazzì per un periodo di tempo e infatti arrivò questo gol. Palla in area, attenzione Paterno, sta arrivando anche Iazzetta, ecco Iazzetta, rete, Iazzetta, e in vantaggio il Teramo con Ciro Iazzetta al 36esimo della ripresa. Iazzetta porta in vantaggio il Teramo dopo un colpo di testa da parte di Cosimo Paterno. Troppo semplicistico dire che lì andava tutto bene, che c'era solo fortuna, Andrea. Ma no, perché poi voglio dire, le vittorie te le devi guadagnare sul campo, dire che non ha niente nessuno. Sicuramente, sai, è come dicevamo prima, c'era comunque sia... Innanzitutto c'era comunque sia delle ottime squadre, sempre composte da chi all'epoca le costruiva, che ha sempre fatto delle ottime squadre, quindi è stato bravo nel costruirle. E poi c'era un gruppo di ragazzi, oltre che di bravi giocatori, ma di grandissimi uomini, e si è trovato anche, diciamo, la quadratura del cerchio un po' tutti quanti. Poi c'era una continuità tecnica che non guasta mai, perché poi, come dicevamo prima, no, Jacopo, quando tu poi anche l'allenatore, no, dà le sue idee, più tempo riesce ad esserci e più le idee di un allenatore la squadra le fa proprie, no? Quindi le assorbe e le metabolizza, quindi anche quelle cose venivano un po' più naturalmente e tutto si riusciva a tenere con un po' più di facilità. Ma detto questo, va detto anche che nessuno ci ha regalato niente, era tutto frutto di tanto sacrificio e tanta coesione tra di noi e soprattutto di crederci sempre, perché poi quando ci credi sempre è una componente fondamentale. Certo. Poi diamo il voto a fine puntata anche al nostro Andrea Costantini, che sarà un 10 sicuramente. Però sì, ci dobbiamo fermare per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra poco. Seconda parte di Pro Teramo. Allora, ricominciamo un po' dall'attualità con Ivan, perché... Ivan, vediamo un po' la classifica. Ti chiedo se Teramo a parte, in questo momento, che cosa, chi ti sta stupendo positivamente e da chi ragionevolmente ti aspettavi un po' di più? Ma... risposta seconda San Benedettese non vale. No, scherzo, vale. Ma l'Imolese che ci abbiamo giocato contro sono organizzati e sta facendo bene, mi ha stupito, ma come capita spesso, quasi spesso capita, le nuove
quelle che arrivano dalla D fanno sempre bene, perché magari arrivano con l'entusiasmo giusto, è quello che parlavamo prima, perché quando c'è l'entusiasmo, la voglia di far bene ti fa fare anche cose che magari non hai nelle corde. Ovviamente magari la Sammettese, l'Albino Leffe stessa, che l'anno scorso ha fatto un gran campionato, sta facendo meno bene, però si parlava prima, il campionato è veramente molto ma molto molto equilibrato. Certo. Si può vincere e perdere con tutte, veramente, non vedo magari quelle corazzate che c'erano tanti anni fa, e non vedo nemmeno la squadra debolissima, quindi sono tutte partite che si possono giocare, e ripeto, puoi vincere con tutte e perdere con tutte. Questo è una cosa positiva o negativa? Cioè, nel senso, te la puoi giocare anche con chi sulla carta tutto sommato è una squadra più forte di te, però è anche vero che può arrivare una squadra qualsiasi in cui magari tu normalmente metti i tre punti in tabella e invece va a finire che ci perdi. Sì, sì, sì. Non so se è positivo o negativo, perché comunque c'è veramente una linea sottile che ti passa dal vincere al perdere. Quindi è molto equilibrato e si lotterà fino alla fine per tutti gli obiettivi, perché veramente lo si vede. Comunque sono passate 8 giornate e siamo tutte lì. Vinci una partita magari e stai su, ne perdi e stai giù, quindi è veramente un campionato molto difficile. Senti, ti posso chiedere, visto che oggi ha ritrovato la panchina Antonino Asta a Pistoia al posto di Paolo Indiani, con cui avete avuto tanti scontri, sì, quando era a Pontedera, anche tu Andrea, e ti posso chiedere, insomma, che ne pensi, se sei contento? Ma sono contentissimo per Miss, perché è una grandissima persona, è un buon allenatore ovviamente. Mi fa piacere per lui, l'avevo sentito forse la settimana scorsa, cioè, ce l'avevamo sentiti, e lui sperava veramente di trovare squadra, perché aveva voglia, e lui è uno che ha voglia veramente di far vedere il suo lavoro, ed è uno che lavora tanto, e purtroppo l'anno scorso non è andato benissimo qui, perché magari con lui abbiamo fatto tantissimi pareggi, però ci sono tante dinamiche che in una stagione possono andare bene e andare male, però mi fa piacere per lui, e anzi gli auguro tutto il bene di questo mondo, perché se lo merita. Raddoppio della Roma intanto, doppietta di Dzeko. Ivan, siamo nel 2012, mi pare, il Teramo acquista un attaccante, mi pare, 2012, vuoi vedere chi è? Te lo faccio vedere. Il girone bene o male è uscito quello che tutti quanti bene o male ci aspettavamo. Sarà un girone durissimo, perché comunque ci sono tante squadre forti composte da ottimi giocatori, però dai, lo sapevamo, quindi ci stiamo proprio preparando per essere pronti ad affrontare questo lungo campionato, che sarà difficile. A noi comunque sì, abbiamo avuto la fortuna di aver fatto già, diciamo, altre partite già di livello ottimo, quindi ci siamo già confrontati con realtà di categorie superiori, quindi qualche partita già l'abbiamo fatta. È normale che magari, ecco, il fatto di essere fermi magari, però ecco, penso che il mister organizzerà delle amichevoli, quindi magari, ecco, i 90 minuti sicuramente li faremo lo stesso. E ho trovato un ottimo gruppo, anche se poi maggior parte eravamo tutti quanti nuovi, no? Erano rimasti solo Arcamone e Gianmarco Di Paolo l'anno scorso, quindi devo dire tutti bravi ragazzi, e stiamo creando il giusto mix, penso, tra i più grandi e i più piccoli. Questo penso che sia una cosa importante. Sì, dai, Bucchi c'è. Bucchi c'è, sì sì, e poi l'abbiamo visto, ecco. 2011, ho sbagliato io prima, 2011. Come nacque quella trattativa? Peraltro tra un po' vediamo anche un po' di tuoi gol a Sant'Egidio alla Vibrata, perché il Teramo da lì ti prese. Era proprio ti ho detto che prima della trasmissione ti ho detto, guarda, abbiamo dato fondo a tutto il nostro archivio. Non è tutto, perché ci voleva veramente tantissimo. Come nacque quella trattativa, Andrea? Nacque, vabbè, comunque sia, era venuto Cappellacci a Teramo, che io l'avevo avuto a Sant'Egidio. Poi c'era anche il direttore Marcello Di Giuseppe, con cui avevo lavorato sempre a Sant'Egidio. Nacque e fu per me un salto di livello, perché poi venivo da Sant'Egidio, che è una gran bella piazza, però sinceramente, senza nulla togliere a Sant'Egidio, però Teramo era una piazza straordinaria, che era in ascesa in quel momento, no? C'era programmazione, voglia di salire, c'era un progetto, l'ho sposato, e sinceramente sono contento, perché è stata, calcisticamente parlando, la tappa più importante per me sotto tanti punti di vista. Che ricordi hai di Ivan come compagno di squadra?
Vabbè, ma io e Ivan stiamo sempre insieme, quindi... Allora dopo ci dovete raccontare un aneddoto. Siamo compagni di squadra, ma più che compagni, amici. Perché poi abbiamo vissuto tante cose insieme, fortunatamente più belle che brutte, quindi... Però ecco, siamo stati sempre insieme nei ritiri, quindi di cose di cui parlare ne abbiamo tante, anche se poi sono cose nostre, quindi difficilmente estrapolerai grandi cose. Perché poi dopo... No dai, un aneddoto! Ah, ma... Ivan c'ha più memoria di me, io questo non è che... Sicuramente noi siamo, come ha detto lui, abbiamo vissuto tanti anni veramente insieme, siamo diventati amici, lo siamo ancora tuttora, ci sentiamo e ci vediamo spesso, perché l'amicizia va oltre tutto. E siamo due veramente scaramantici. Ok, allora. Ma allora, veramente no. Tanto era un casino. Perché ci avevamo qualche scaramanzia. Ti spiego, c'era un problema chi uscisse per ultimo prima delle partite. Un po' dopo, però. Come chi uscisse per ultimo dallo spogliatoio? Ah, c'era chi si nascondeva. Quindi facevate proprio a botte psicologico. C'era chi si nascondeva nel bagno per uscire per ultimo. Sì, sì. Mi ricordo che a Gavorrano andammo a giocare a Gavorrano. E si faceva questa lotta tra... siamo usciti che il riscaldamento era già iniziato da 10 minuti un quarto d'ora. E nessuno vi ha detto niente. No, assolutamente. No. Eravamo molto scaramanti e ci siamo portati. E poi dopo, sai quando... C'era pure il presidente che non scherzava. Sì. Sì. Forse cacciamo una volta alla padula dallo spogliatoio per dirti che non credeva in... Sì, sì, non credeva che poteste essere così scaramanti. Noi era... vabbè, ognuno c'ha le sue. C'ha le sue, poi ne... Ivan, ci dici un po' che momento sta vivendo praticamente il tuo fratello di difesa, Nabil Kaidi, che praticamente adesso sta diventando il bomber dei bomber. No, vabbè, come lo conosce bene Andrea, io ho sempre detto che secondo me con la sua stazza fisica fa pochi gol in campionato, perché lui ne potrebbe fare molti molti di più di quanto ne ha fatti. Ovviamente questo è un periodo molto molto buono per lui, di riflesso per noi, perché è uno che con quell'altezza può far solo che male. Ripeto, siamo organizzati, soprattutto questi calci piazzati noi possiamo sfruttare, perché abbiamo un po' di saltatori e possiamo far male sicuramente, quindi, ma come è stato tanto nel tempo, abbiamo vissuto sia con Vivarini, Cappellacci, c'erano periodi che magari dove si fa un po' più fatica a far gol e i calci piazzati sono una risorsa. Certo, assolutamente. Ragazzi, buonasera, scusa, una domanda a Jacopo, la seconda di Asta, chi è Zichella? No, è Alberto Nardi, e secondo me, per come è finita, ovviamente non poteva esserlo, e si chiama Alberto Nardi, allenatore in seconda, neo allenatore in seconda di Antonino Asta a Pistoia dopo l'esonero di Indiani. Andrea, per fortuna nel Teramo segna dei difensori, segna Caidi, non so perché, se dovesse mai segnare Speranza, a vedere cosa succede. Vediamo. Dalla bandierina il Teramo approda al vantaggio. La parabola è di Coletti, l'incornata precisa è di Ivan Speranza al secondo gol tra i professionisti, pesante come un macigno. Martedì mi è stato detto che questa era l'ultima settimana se le cose non fossero andate bene. Anzi, io sarei stato cacciato dopo la partita con l'Aversa, ma perché non era giusto cacciarmi così, mi è stata data un'ultima settimana, una possibilità in più. E allora io dico che sono, mi auguro che il presidente mantenga fede a questa sua comunque decisione, perché comunque a me mi si mette in discussione, mi dispiace soprattutto dal punto di vista umano, perché io sto facendo, penso tanto per questa squadra. E quindi io sono disponibilissimo a parlare con il presidente e a farmi da parte. L'importante è che noi ci sediamo e ne parliamo. Perché le cose come vanno non mi stanno bene. Quindi per oggi non parliamo di nulla. Arrivederci e grazie. Questa qualche dettaglio in più su questa sua dichiarazione. Secondo me perché aveva segnato Speranza. Tu che dici, Andrea? Diciamo che tu, mister, è un personaggio straordinario, Cappellacci, proprio fantastico. Però sì,
Forse lì ancora Ivan non ci credeva che si poteva regalare una gioia del genere. Quella settimana, a parte ti chiedo, quell'esultanza fu proprio ad andare ad abbracciare Roberto Cappellacci? Fu perché sapevate di quel retroscena? No, c'era già nell'area un pochettino e si sapeva. Poi infatti a fine partita andammo un po' tutti ad abbracciarlo, perché noi, come si diceva prima, abbiamo creato veramente dei bei gruppi. E questa è stata grazie anche a lui, perché il mister è stato bravo comunque nei 2 anni suoi. Abbiamo raggiunto comunque una vittoria in Serie D e abbiamo fatto una finale playoff e poi persa, però con una squadra che magari nessuno... Certo, e in cui nessuno probabilmente... credeva. E quindi sì, mi ricordo... Come avete vissuto quella settimana, quei giorni? Perché effettivamente, ci lasciamo a bocca aperta, Teramo giocò una partita di campionato, se non erro a novembre, intorno alla metà di novembre, gioca una partita, vince 1-0 contro la Vigor Lamezia, si siede Roberto Cappellacci e succede il finimondo. È chiaro che proprio per la compattezza del gruppo che avete detto prima, qualcosa in quei giorni... Ma cerchi di dare sempre il di più, perché sai che magari l'allenatore può andare via, dai quel qualcosina in più sicuramente. E infatti poi andò bene, perché facciamo, mi ricordo, una buona partita. Poi dopo sappiamo tutti come è andata a finire, quindi siamo arrivati fino alla fine, perdemmo la finale playoff, peccato, però facciamo una bellissima stagione. Peraltro con... poi passano alla storia più gli errori che i gol a volte, con uno sfortunato Emiliano Cese che invece adesso fa gol a grappoli anche a Pesaro, anche adesso. Invece per te che settimana fu, Andrea? Io stranamente stavo infortunato. Quindi, tu eri infortunato. Quindi no, dico sì, vabbè, comunque sì, mi ricordo bene quel momento lì, perché fu un momento un po' un nodo cruciale. Forse lì, paradossalmente, tutto quello che è successo è stato un mattoncino in più per consolidare lo spogliatoio, il gruppo, perché da lì poi si è un po' dato più continuità ai risultati. Io spesso dico una cosa, che quando magari avvengono queste cose, no? Se poi affrontate in maniera giusta e positiva, dai confronti se ne può sempre uscire più ricchi, no? Perché il confronto poi ti porta a guardare anche le idee, a sentire le idee degli altri che spesso ti possono dare spunto per migliorare e crescere. Quindi se si è intelligenti da queste situazioni se ne esce sempre in modo costruttivo, quindi nel miglior modo possibile. Così fu quella volta, ma come dovrebbe essere sempre, perché poi quando si fa qualcosa per costruire bisogna avere sempre l'intelligenza di prendere tutto quello che ti viene detto in maniera positiva. Vogliamo Bucchi come team manager, ti ci vedi e soprattutto accetteresti? Ma la domanda è, Campinelli ti ha offerto il ruolo di manager? No, scherzo. Va bene, no, ma ti dico la verità, sinceramente, come direi tutto, io a Teramo sono molto legato, anche col presidente ho sempre avuto un gran rapporto, basato, come diciamo prima, sulla schiettezza, sull'onestà intellettuale, ci si è sempre detti le cose per come stavano, non ti nascondo perché no, mi piacerebbe. Oh, visto che siamo quasi in chiusura, tra 5 minuti chiudiamo, adesso abbiamo fatto una panoramica di una stagione molto molto bella, finita con una finale perduta, ma un playoff acciuffato veramente in maniera quasi epica. Una cosa che vi lega, vediamo le immagini che probabilmente Ivan ha visto, ma forse tu non hai visto queste immagini, una cosa che vi legherà inevitabilmente anche nei ricordi tra tanti anni, quando vi risentirete, sono queste immagini, credo. Certo. Le immagini, alziamo un po' perché tra un po' arriverà anche il gol del 2-0. Eccolo qua, questo è il gol di Gianluca Lapadula del 2-0. Tu l'avevi visto mai, Cristiano? Andrea Pantone. Guarda, ti dico una cosa, Jacopo, ti posso dire una cosa. Calcisticamente non è che ho fatto un percorso straordinario, mi sono difeso, no? Tra Serie D e Serie C, però queste sono le cose che poi ti fanno veramente amare il tuo lavoro, la tua professione, perché è quello che diciamo prima, siamo riusciti con grande umiltà, con grande professionalità, tutti quanti insieme a raggiungere un traguardo che penso che è incredibile, è un sogno, l'abbiamo reso realtà, e mi fermo qua perché poi
Io mi fermo lì perché, ma proprio anche per me stesso, perché non voglio andare oltre, perché poi dopo il dopo mi rovina questo gran sogno che si è stato realizzato con tanto sacrificio, perché poi le chiacchiere se le porta via il vento, ma chi l'ha vissuto come me, come tutti i miei compagni, sa quando abbiamo lavorato per raggiungerlo, quindi non ce lo facciamo togliere da nessuno. Per me, noi siamo andati in Serie B e rimane questo, un dato di fatto. Quella stagione tu l'hai vissuta un po' in maniera, tra virgolette, anomala, come alternativa ai due attaccanti, ma di fatto capitano di quella squadra. Che stagione è? Ma guarda, è stata una stagione entusiasmante, perché poi bisogna anche, come diciamo prima, bisogna anche avere l'intelligenza purtroppo quando le cose anche non vanno come tu vorresti, perché quando un giocatore non gioca non può essere contento, però bisogna anche essere intelligenti nel capire che se c'è qualcuno che è più bravo di te non è che ci sia qualcosa di male. L'importante è essere propositivi, cercare di sempre di essere un punto di riferimento, perché comunque sia già ero abbastanza maturo come età, ho sempre cercato di essere questo, di essere un esempio e comunque sia di cercarmi di farmi trovare pronto quando la squadra o il mister aveva bisogno di me. E, con grande umiltà penso di essermi difeso anche in quella stagione, nonostante avessi davanti due fenomeni, perché poi all'epoca si diceva, ma poi il futuro di questi giocatori parlano che sono due grandissimi giocatori, uno in Serie A e uno in Serie B, quindi allora tutto sommato mi pesa ancora meno oggi, perché comunque si faceva la panchina a due grandi giocatori. Certo. Che cosa ha di Ivan Speranza da capitano di Andrea Bucchi? Cioè, che cosa sei simile al capitano Andrea Bucchi? Ovviamente ho preso tante cose da lui, perché ripeto, è un grande uomo, e quello che abbiamo costruito nel tempo come gruppi, ripeto, è stata bravura nostra, perché poi eravamo sempre 4-5 che rimanevamo lì negli anni e si è creato sempre bei gruppi. E ho appreso tanto da lui, perché puoi solo che apprendere da una persona come lui, e nulla, ripeto, fa solo piacere poi rivedere queste immagini, perché veramente abbiamo creato una grande cosa. Assolutamente, queste immagini datate 2015, che ovviamente per molti tifosi sono ancora un colpo al cuore. Va bene, torniamo ai temi attuali. Ciao capitani e all'allenatore mancato. Ah, l'allenatore mancato sarei io. Ania ci saluta perché è all'intervallo. Perché è l'intervallo, ma noi adesso facciamo una cosa, allunghiamo fino alle 10:05 e la chiamiamo al telefono. Vediamo se risponde. I miei due capitano, mio capitano. Va bene, arrivano tanti messaggi per voi, ovviamente, perché parliamo dell'attuale capitano e del capitano che l'ha preceduto, quindi è normale che sia così. Vediamo il prossimo turno, perché 14:30 Teramo-Ravenna, adesso che caro Ivan è sfatato sia il tabù in casa che il tabù in trasferta, chiaramente non dobbiamo parlare di tornare alla vittoria, cominciare a vincere. Comincia una settimana, oggi avete ripreso gli allenamenti, Altobelli quasi certamente non ci sarà neanche contro il Ravenna, giusto? Sì, no, non ci sarà, ha fatto l'esame, deve aspettare un po' per l'esito, ma sicuramente non ci sarà, è l'unico che per adesso salterà Ravenna. Conosci un po' il Ravenna, che idea ti sei fatto? Sì, è una squadra che comunque sta facendo bene, una squadra solida. Ho visto già qualche immagine, gioca con 3-5-2 anche loro, è una squadra da affrontare col pio giusto, con la testa giusta, perché è una squadra molto solida, molto, molto compatta, sicuramente non sarà facile. Certo. Andrea, chiudo con te per chiederti, insomma, visto che vuoi rimanere giustamente legato al mondo del calcio, oltre a divertirti continuando a giocare, sì. Stai intanto, vai in giro, immagino, vedi partite. Esatto, hai detto bene, dai Jacopo, gioco e in più soprattutto è stato fatto il corso allenatore, poi vai in giro, perché poi devi iniziare a guardare con un occhio diverso, no? Quindi più alleni l'occhio e più magari nel tempo riuscirai a estrapolare da quello che è il calcio che prima vedevi con ottica diversa. Quindi sì, vado in giro, guardo tante partite, mi piace, lo faccio con passione, perché è quello che mi piace fare, quindi
come dicevo prima, dai, l'auspicio è quello di rimanere in questo mondo che senti tuo, dai, che senti che è il tuo ambiente. Un saluto a voi, ad Andrea in particolare, Gaetano Lombardino. Ciao Gaetano, lo volete salutare? Sì. Certo. Io lo saluto veramente con grande affetto e grande stima. Anche perché poi magari le telefonate per le interviste, per il parlaggio. Io lo sento e lo vedo. Assolutamente. Va bene, è stata una bella serata, ci siamo divertiti. Peraltro prima ricordavamo la mia prima partita in cui ho visto in campo Andrea Bucchi, Sant'Egidiese, Grottammare. Tu giocavi con il Grottammare 0-0, partita fantastica, ricca di gol. Hai giocato benissimo, mi ricordo. Ti abbiamo dato proprio entusiasmo la prima tua giornata. Assolutamente. Comunque, grazie Andrea per essere stato con noi. Grazie a te, Jacopo. Crepi, grazie. Ovviamente, in bocca al lupo a Ivan Speranza. Grazie, Ivan, per essere stato con noi. Grazie a te, Crepi. In bocca al lupo per la restante parte della stagione. Grazie ovviamente alla Teramo Calcio che ci ha messo a disposizione Ivan Speranza. Grazie a Maurizio Da Guin in regia. Grazie a voi che ci avete seguito. Noi, Comunicazioni di Servizio, non torniamo martedì prossimo perché c'è Cosenza-Pescara, c'è il turno infrasettimanale di Serie B. Quindi il 30 ottobre, martedì non saremo in onda, torneremo in onda il 6 novembre con Proteramo, invece martedì prossimo ci sarà Andrea Costantini, che questa sera non c'era, ma praticamente c'era. Lo abbiamo fatto sentire in tutte le salse. Come se fosse qui. Ci sarà Andrea Costantini con Paolo Renzetti per Diretta Stadio. Tutti allo stadio ci scrivono, grazie a tutti. Buonanotte.